「その仕組みは僕の中に」 Bentornati nel canale delle Borneo, siete ancora... <ride> Stato, buongiorno, bentornati a tutti. Scusatemi per lo scroll di ieri sul gioco, ma voglio cercare di capire che cosa è successo ieri in quelle partite che ho giocato eh, a fine live ieri sul gioco di eFootball. Vedete, ho aperto qui, nella seconda scheda, ho messo la ranking, ho messo volume 1 e voglio vedere che cosa hanno combinato nella prima ranking. Gli avversari che ho incontrato ieri, quindi aprirò adesso qui il video, andrò alla prima partita e vediamo il nome dell'utente. Il tiro non è stato della Allora, prima partita. Un tiro magnifico! 103 0 completato, perfetto. Anzi, però così non vedo perché c'è un qua. Sabre, ma sto già giocando ok 2-8 chi che mi ha di telefonare questa è la prima partita ok è tanto che sei in live sì, Alex, sei vediamo, vediamo si ale si vediamo vediamo che sono già 2-3 non mi ricordo bel allora il primo si chiama HC trattino basso No, quello sotto devo guardare Si chiama Risa. La fatalità si chiamava Risa Come su Tokyo Ghoul R-I-Z-E Ok, andate qua R-I-Z-E Cerca Eccolo qua Risa. 96 partite. Vedete? Vedete che eh, lo sapevo che la ranking incideva già. Ha segnato 76 gol. Ha giocato 96 partite. Di cui vinte 22, perse 72. E ho vinto 2-0. Ed è venuta fuori la partita che io potevo fare quel cazzo che volevo. Lo sapevo che finiva così. Lo sapevo che finiva così. Va andiamo avanti. Vediamo l'altro giocatore. Ve l'ho detto che la ranking serviva per eh, poi cambiarvi il gameplay. Perché ci sono delle statistiche adesso, lo sapevo. Lo sapevo. Gira, Ed è una demo, è eh. una demo. qua, tra di... oh, mi pare sì, che comincia che la vanno. seconda partita. Qua mettiamo... questo qui Magari. che è il Barcellona. Perché che no? ho fatto 2 a 2 di no. merda. Esatto, lui si chiama cucinotta era. Cucinotta. Vediamo Cucinotta che ha fatto 2 a 2. Ve l'ho detto che è così il gioco. Lo sapevo. Cucinotta. Ha scritto mi pare. Eccolo qua. 2 a 2. Guardate. 0 vittorie. 8 sconfitte. 8 partite. Avete capito? Eh. Perché eh, la scorsa ranking ha fatto cagare. Allora l'ho scritto a favore per farlo continuare a giocare. No guarda. Cucinata. e ho fatto 2 a 2 2 a gol negli ultimi 10 minuti ha fatto i miei che sono immobili eh, ve l'ho detto che e mi hanno sparato e mi stanno sparando se avete notato eh, ho gente che praticamente solo la prima me l'ha fatta giocare normale solo la prima me l'ha fatta giocare normale No, lo sapevo che finiva così. Non avevo, non avevo dubbi che finiva così dopo la ranking 1. Ci hanno le statistiche adesso. Qua il tipo. Mi era caduta la connessione, mi pare. Dopo il 2 a 2 perché anche. fatto chissà che cazzo ha combinato con la connessione. E poi c'è la terza partita, che è quella con il Levante. E sono proprio curioso di vedere questo. Che cosa ha combinato con il Levante. Guarda. Questo si chiama. Si chiama. Questo va è un nome difficilissimo. Questo ha messo JB... JV... no. A Ardax. Ardax. Vediamo Ardax. E dopo dite che io non mi devo incazzare. Ve l'ho detto che è da tutto sputanato con, la... con la cosa che facevano posta, Cioè, a certe persone hanno asfaltato la, la valutazione nell'ultima parte di ranking. Non c'è neanche Ardax. Non ha neanche giocato il primo. Voglio vedere la seconda. Neanche la seconda. Com'è possibile? Però allora non si. Ah, perché la A è maiuscola. A ah, è maiuscola, scusate. Allora, DAX, vediamo. Volume 1: eccolo qua. Eccolo qua. <ride> e' vero che non lo sapevo, Ve l'ho detto che era la percentuale di vittorie. Guardate: 47 partite, 43 vinte, 3 perse, un pareggio. 212 gol. Capito perché non riuscivo a fare niente? Non che io non sapessi più giocare, no, ma ve lo dico anche nel video, che è scripting, dato dalla sua percentuale altissima di vittorie, Fioi ha perso tre partite su 47 match, Avrà av quanto ha di percentuale di vittorie? Una roba esagerata, te lo danno contro e praticamente puoi anche appoggiare il joypad. Guardate, no. E poi l'ultimo, voglio vedere anche l'ultimo, cioè... Pensate che mi sia accontentato di così poco? No, ma io ve l'ho detto. Io lo sapevo che finiva così. Lo sapevo che finiva così. Questo si chiama. C'ha il 666, ma non riesco a capire bene che cazzo c'è scritto. Tommy con 2Y666. Che ho fatto che ho perso 4-3. Quella partita assurda. Ed è minuscolo. Sapevo che era così, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Era con 2M, no? Era con 2M, due... Tommy. 666, così forse. <ride> lo stesso, perché su 135 partite ne ha vinte 97, capita. Ne avete 97, ne ha persi solo 28 di spareggi. Ecco praticamente voi la ranking 2. Intanto ci sono le statistiche ormai. E avete il gameplay modificato in base alla percentuale di vittorie. Sì, però nella scorsa ranking, cara Konami, le ultime, l ultime 9, 10, 9 partite, 10, mi hai fatto fare un filone di 4 pareggi consecutive, persa, persa, vinta, persa, persa, vinta, persa. per che cosa? Perché mi hai, asfaltato, mi hai asfaltato con quei pareggi fittizi eh, dettati da voi? Quattro pareggi di fila con la Croazia e mi avete disintegrato da 72% di vittorie, sono passato adesso ad avere tipo 47%. 47 devo avere perché, se guardiamo il mio, il mio, avete capito come funzionano le partite? Adesso saranno sempre così. Beccate quello che ha 70 milioni di percentuale di vittorie o nuovo utente. E quello che vi ho detto nei video scorsi. Eh, non dico puttanate. Ecco, io ho 44 partite e ne ho 2021. Guardate, tiro fuori la calcolatrice qua. Eh, calcolatrice, come cazzo si fa? Calcolatrice. Ecco qua. Calcolatrice. Adesso vi dico quanto ho di percentuale di vittorie. E quindi so già che io eh, il gioco ormai è andato. 44. No, devo fare, scusate, 21 diviso 44, ecco, per 100 è uguale, ho il 47,72% di vittorie. Quando io trovo gente che ha dal 70 in su è quello che è successo ieri, è quello che è successo ieri, quindi il matchmaking è puramente casuale, se beccate queste persone che vi ho fatto vedere, eh, avete finito di giocare. O, o, o cambiate account e giocate di nuovo da zero sperando di vincere 4-5 partite così avete 100% di vittorie. O in questo caso, eh, io sono in balia del matchmaking. Cioè, se loro mi abbinano uno che ha, eh, come vi ho fatto vedere, 90 vittorie e 10 sconfitte nella scorsa ranking, sono fottuto. Cioè, a me i tasti non rispondono. Vi lascio con questo, con questo quesito, eh, ditemi la vostra opinione su questo gioco, su questa demo, su come si sta comportando la Konami nei nostri confronti. Cioè, ci hanno dato i premi eh, per per, proprio per azzistirci e comunque il gioco adesso sarà così, così perché con questa cosa qui di ranking adesso ognuno ha la propria valutazione basata su questa prima ranking e di conseguenza nella seconda giocherà come da statistica. Non conta un cazzo più vostro, il vostro saper giocare al videogioco. Sono le statistiche a parlare in game. Fine. Questo è il videogioco uh, che abbiamo e, che, sarà, e che, che avremo sarà sempre così adesso. Le statistiche in game ti danno la giocabilità. Fine. Ve l'ho detto, questa cosa delle statistiche e di nuovi utenti. Ve lo ripeto dal 2019. E, e direi che io ne ho abbastanza di tutto questo ne ho abbastanza perché allora uno può saper giocare può essere fortissimo ma se viene asfaltata la valutazione secondo criteri Konami, ami eh, sei fregato poi ti trovi un gioco completamente diverso e sfasato un salutone dalle burneo se vi è piaciuto il breve video lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al mio canale ciao ciao